Ciao ragazzi, ma soprattutto ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video. Questo è un video che interessa prettamente alle ragazze perché si parla di reggiseno o reggipetto, come dice mia nonna. Prima di iniziare con questo video, fatemi sapere se può interessarvi l'idea di vedere su questo canale dei video che riguardano, diciamo, la bellezza, il benessere un pochino più a 360 gradi, quindi non vedere soltanto il make-up, ma magari posso inserirvi altre cose, tipo come quella di oggi, che comunque riguardano la bellezza e il prendersi cura di se stessi, però appunto non sono make-up. Fatemi sapere con un commentino qui sotto se l'idea può piacervi. Oggi voglio parlarvi di come scegliere il reggiseno giusto, perché mi sono resa conto, lavorando un mesetto e mezzo da intimissimi, che la maggioranza delle persone non ha la minima idea di come funzionino le taglie dei reggiseni e di conseguenza, se non vanno in un negozio in cui c'è la vendita assistita, quindi magari c'è la commessa che vi dice: guarda che tu non sei questa taglia, ma devi prendere quest'altra, ma magari, non lo so, da te Zenis uno prende la taglia così da solo, magari al 60% si rischia di prendere una taglia di reggiseno sbagliata. E se vi guardate un po' in giro, ci si fa caso che tantissime persone portano la coppa sbagliata perché magari la coppa stringe troppo il seno e si fa quel famoso scalino che io odio follemente. O magari, non lo so, siccome il seno è più grande della misura standard del giro busto, magari il reggiseno sta bene sul seno, ma poi sta largo qui di giro busto. Ecco, voglio un attimo spiegarvi come funzionano le taglie in modo che possiate scegliere la taglia giusta di reggiseno adatta a voi. Come funzionano i reggiseni? Se ci fate caso, quando andate a scegliere la taglia, ci sono cioè un numero e una lettera. Il primo numero indica la taglia in realtà del giro busto, quindi del pezzo di stoffa che vi corre intorno al busto e si allaccia dietro al reggiseno. Prima, seconda, terza, quarta, quinta indicano quel giro busto. Invece, a fianco a quel numero c'è una lettera che può essere A, B, C, D, E, F, G, bla bla e continuare in questo modo. Quella lettera indica la grandezza della coppa. La A è la grandezza di una coppa piccola, B più grande, C più grande ancora e così via. Che cosa succede? Quando noi vediamo le taglie, soprattutto di marche più economiche, facciamo un esempio: se andiamo da Te Zenis troviamo semplicemente delle taglie con coppe standard, cioè la coppa standard è la B, significa che la coppa si abbina alla grandezza del giro busto. Facciamo un esempio: andiamo da Te Zenis, prendiamo la prima. La prima significa che il giro busto è della prima e la coppa è della prima. Stessa cosa, prendiamo la seconda. Troviamo la seconda coppa B. La coppa B è la standard, quindi B significa che è la stessa del numero del giro busto. In quel caso avremo giro busto della seconda e coppa della seconda. Andando avanti, terza, in realtà è la terza coppa B, significa che il giro busto è della terza e anche la coppa è della terza. Direte voi, che problema c'è? Se in realtà la grandezza del vostro seno si abbina al giro busto, non c'è problema perché in quel caso prendete la taglia con la coppa standard, cioè prendete la prima perché avete il giro busto della prima e la coppa della prima e non c'è problema. Stessa cosa, avete una terza, giro busto della terza, prendete una terza B, quindi una grandezza standard. Il problema inizia ad esserci quando il giro busto è grande, ma la coppa in realtà è più piccola. Quindi, ad esempio, a quel punto abbiamo bisogno di un giro busto di una seconda, ma di una coppa di una prima. Stessa cosa se il giro busto è più piccolo della coppa del seno. In quel caso avremo bisogno di un giro busto di una taglia e la coppa di una taglia più grande. Se siete così fortunati da avere la coppa, diciamo, standard abbinata alla grandezza del reggiseno, non c'è nessun problema, potete comprare reggiseni ovunque. Se invece, appunto, avete una di questi due casi che vi ho menzionato adesso, si pone il problema perché diventa più complicato scegliere il reggiseno, poiché non tutti i negozi di intimo, ad esempio Te Zenis,
fanno la coppa differenziata, quindi la coppa diversa abbinata ad una grandezza di giro busto. Io sono la prima, ho un grandissimo problema a trovare dei reggiseni, soprattutto economici, perché diciamo quelli che vendono reggiseni a basso prezzo non fanno la coppa differenziata. Vi spiego un attimo. Allora, io sono giro busto della seconda, ma la coppa della terza, quindi porto una seconda coppa C, cioè la seconda di giro busto e la coppa della terza. Se avessi portato la coppa della quarta, in quel caso sarebbe stata giro busto della seconda, coppa D. Significa che B è quella standard, C è quella più grande, quindi sarebbe stata la terza, D è la quarta. Dovete andare praticamente facendo la scaletta. Se fossi stata un giro busto terza con coppa quarta, in quel caso terza giro busto, terza coppa sarebbe stata terza coppa B, terza giro busto è 3, coppa quarta è la C, quindi sarebbe stata una terza coppa C. So che tantissimi non se ne rendono conto di portare la misura sbagliata, potete rendervene conto in due modi: o la coppa vista larga o vista stretta, oppure il giro busto vista largo o vista stretto. Tornando al mio caso, se io prendessi una terza, mi starebbe bene la coppa, ma non il giro busto. In questo caso il giro busto mi starebbe lento. Avete visto quando vedete quelle persone con il dietro del reggiseno che è altissimo? Potrebbe succedere quello, perché ovviamente il giro busto non va, cioè non va ad adattarsi bene alla misura appunto del busto, e quindi scivola verso su. Il problema si pone, ed è difficilissimo trovare queste taglie, se avete una coppa più piccola del giro busto. Ad esempio la vostra cassa toracica è abbastanza grande, quindi avete bisogno, non lo so, se portate un giro busto seconda ma in realtà le coppe vi servono più piccole, dovreste prendere una seconda coppa A, quindi andare indietro. In quel caso sarebbe giro busto della seconda ma la coppa della prima. Queste taglie sono difficilissime da trovare, le fanno veramente pochissimi marchi. Diciamo che io l'unico posto, cioè uno dei pochi posti dove riesco a trovare dei reggiseni che mi stanno bene, intimissimi, anche se avendoci lavorato, poi vi racconterò la mia esperienza, non è che mi va tanto di entrarci, e purtroppo i reggiseni non sono così economici. Ma non posso comprare i reggiseni da Tezenis, proprio perché Tezenis non fa le coppe differenziate. Quindi, signor Tezenis, per favore, dacci un attimo retta e fai le coppe differenziate, perché non esistono solo persone con le coppe standard, esistono persone che hanno bisogno delle coppe differenziate. Quindi per favore, siccome anche noi vogliamo dei reggiseni economici, fai le coppe differenziate. Un altro posto dove si trovano le coppe differenziate che costa poco è H&M, però H&M non ha mai la mia taglia, mai, non sono mai riuscita a trovare un reggiseno, ha sempre queste taglie gigantesche. Cioè se portate non lo so, tipo una quarta coppa D, ne trovate quanti volete di reggiseni da H&M, ma se portate una taglia più piccolina con la coppa differenziata è davvero difficile trovare il reggiseno da H&M. Non so se è perché non li fanno o se ne fanno talmente poche che finiscono subito. Spero di non avervi annoiato con questo video, anzi al contrario, spero di avervi insegnato qualcosa che non sapevate, e spero che magari dopo questo video riuscirete a trovare una taglia di reggiseno che possa adattarsi meglio appunto alla vostra fisicità. Delle volte è difficile trovarla perché magari non c'è nessuno che ci spiega queste cose, e fino a che non si vengono a sapere, ovviamente uno continua a prendere la taglia sbagliata di reggiseno. Se questo video vi è piaciuto e se volete vedere altri video del genere, quindi beauty in generale, lasciate un bel pollice all'insù o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!